Restaurant a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Umbra Car, officina meccanica autorizzata MAN e Oltrax, vi garantisce assistenza completa per tutti i veicoli industriali, commerciali e autovetture con servizio 24 ore. La nostra officina conta su una vasta gamma di ricambi originali MAN con promozioni tutto l'anno. Umbra Car, via Tiberina 25, Ponte Nuovo di Torgiano, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. DA abbigliamento donna a tutte le taglie. DA abbigliamento donna a Bassia Umbra, villaggio 25 aprile 54C in provincia di Perugia. Veniteci a trovare. Abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta. Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e locali sportivi. Tecnosport è a Promano, in via Romana 36.
Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control, everything is real. So hit me. So hit me. So hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Obey what I say, don't complain, I don't wanna hear questions. Follow my lead, time to fall to your knees. It's an order, it's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. Head back, hands tight. Mouth shut, eyes wide. Baby, I'm yours. So baby, I'm yours. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. Alla vigilia di questo torneo in pochi avrebbero scommesso questa come una gara da dentro e fuori. La realtà però ci dice esattamente il contrario. Oggi Perugia e Porto Sant'Elpidio si giocano l'intera posta in palio per raggiungere San Marino in finale. Dal Palafocciari Ferro di Cavallo Perugia, buonasera da Daniele Monacelli. È la quarta giornata del girone di ritorno della Coppa del Centenario, questo torneo ideato dalla Federazione Italiana Pallacanestro per sostituire il campionato di C-Silver. È la Coppa del Centenario di serie C-Silver. Perugia Basket che ospita Porto Sant'Elpidio, la capolista di questo girone A5, il girone B. Perugia invece che segue con 4 vittorie e 2 sconfitte al secondo posto, 6 vittorie invece ed una sconfitta per quanto riguarda la formazione ospite in maglia blu questa sera, che si presenta per chiudere il conto con questa stagione, quantomeno per la regular season, per poi arrivare a raggiungere una finale contro i Titans di San Marino, già qualificati primi matematici del girone A, ma una partita da tanti snodi di interesse, con Perugia che vuole fare la partita, dovrà superare la formazione marchigiana con uno scarto maggiore di 5 o più punti, visto la sconfitta della partita di andata per 66-61. Tanta carne al fuoco, tanta gioventù per Perugia, tanta esperienza per una squadra come Porto Sant'Elpidio, che fino all'anno scorso militava nella nobilissima Serie B, il terzo campionato nazionale, e i giocatori sono veramente da pelle d'oca, almeno a leggere i nomi della squadra ospite di oggi. Come possiamo già vedere dal loro ingresso in campo, ci sono il numero 3 Cognigni, il numero 8 Di Angilla, il 10 il bomber di questo torneo Francesco Boffini, il numero 4 Diego Torresi e il 25 Cappella, Mattia Cappella, il giovane classe 2001 che ha fatto vedere tante cose interessanti in questo torneo. Perugia risponde con il solito starting five, con Ciofetta, Palazzoni, Lupattelli, Minieri e presumibilmente Tommaso Righetti, che sta scambiando il 5 con i suoi compagni in panchina e con i dirigenti prima di sistemarsi anche lui nel cerchio di centrocampo per dare avvio alle ostilità di questa bellissima ed intrigante partita. Sono accorsi anche tifosi da Porto Sant'Elpidio, c'è una folta presenza di pubblico nel rispetto comunque delle normative Covid. Palazzoni e Torresi a contendersi la palla 2, Federica Servillo e Marius Raxan gli arbitri della gara. Si può cominciare con la palla 2 vinta da Alex Palazzoni e controllata da Alessio Ciofetta, che va ad impostare palla sotto in post basso per Lupattelli, che vuole attaccare Cappella immediatamente nei primi secondi dell'azione. Interessante snodo tattico della partita, con Lupattelli che è andato ad attaccare un giocatore sicuramente più fisico di lui, ma molto molto più lento. Torresi dall'altra parte perde palla, grande inizio di Perugia, molto arrembante la squadra di Vispa. Subito Lupattelli che è partito con il sangue agli occhi, sospetta infrazione di passi, palla dietro per Ciofetta, ancora accoppiamento di emergenza con Cappella, vuole battere uno contro uno, torna indietro Ciofetta, visto lo show di Torresi, rimane completamente libero Ciofetta, piedi per terra sull'assist di Palazzoni e un avvio migliore Perugia, non poteva
assolutamente svolgerlo. 5-0, tripla di Ciofetta, fallo intanto di Lupatelli per fermare la penetrazione a canestro di Francesco Boffini. 48 secondi giocati e Perugia partenza sprint sul 5-0 con Lupatelli prima e Ciofetta poi dall'arco dei tre punti. Come dicevamo, in maniera migliore non potevano cominciare i Grifoni. Porto San del Pidio però è squadra molto molto esperta e attendiamoci sicuramente che si sintonizzino sulla frequenza di questa partita rimessa proprio per gli Adriatici con Cappella che la dà a Boffini, gran penetrazione d'autore, errore però il ferro lo beffa, c'è Di Angila però a rimbalzo con le sue braccia lunghe, scarica per Torresi dalla punta, non la sua specialità ma in questa occasione era un tiro da prendere ma ha sbagliato, rimbalzo di Righetti e in avanti Marco Minieri e Ciofetta da tre punti, l'errore di Alessio Ciofetta che nel giorno del suo compleanno ha già marchiato a fuoco questo inizio di partita. Torresi palla in post basso contro Palazzoni, vuole sfruttare i suoi chili a disposizione, fuori per Cognini, piedi per terra, errore lungo, ancora Di Angila rimbalzo, il secondo consecutivo catturato, Cappella mezza idea di tiro che non diventa intera, allora Torresi ritorna da Boffini in punta, situazione di doppio pick and roll alto tra Boffini e Torresi, deve forzare allo scadere dei 24, il tiro è corto che non vede neanche il ferro, allora Minieri parte la 4 per 1000 di Perugia, Minieri serpenteggia in aria, scarica ancora per Ciofetta, piedi per terra in transizione, è corto questa volta il tentativo di Alessio Ciofetta, ritmi subito forsennati per i ragazzi di Vispa, ma anche Porto Sant'Elpidio non scherza su per quanto riguarda i ritmi alti, palla per Boffini, piedi per terra ancora, questa volta ancora un errore per Francesco Boffini, partenza con le polveri bagnati per un giocatore che viaggia a 27 punti di media in questo campionato e Palazzoni va ad attaccare Torresi a scagliare il primo fallo della partita, primo per Torresi, saranno tiri liberi per Alex Palazzoni che ha attaccato con grande intensità il giocatore con esperienza molto più che decennale con la casacca di Porto Sant'Elpidio nelle annate di Serie B che hanno contraddistinto questa squadra nei campionati nazionali e ricordiamo che Porto Sant'Elpidio ha annoverato nel proprio roster anche un ex perugino, Francesco Cinalli, per ben due stagioni che qui a Perugia ricordiamo con grande grande piacere. 1-2 comunque per Palazzoni, 6-0 per Perugia dopo due minuti e spiccioli di gioco. Lupatelli a pressare, a prendersi cura di Boffini, non un compito sicuramente semplicissimo, sotto per Cappella che ora vuole sfruttare i centimetri e i chili a disposizione contro Marco Minieri e trova la prima realizzazione Porto Sant'Elpidio proprio con il giovane classe 2001, 17 punti per lui nella scorsa partita. Dall'altra parte Lupatelli, errore, tocca Torresi, controlla Di Angila, parte il contropiede di Porto Sant'Elpidio che si ferma visto il recupero puntuale dei perugini, pick and roll giocato molto bene tra Boffini e Di Angila, ma arriva la stoppata puntuale di Tommaso Righetti, grande avvio anche difensivo dei Grifoni. Minieri dall'altra parte fino in fondo, segna e subisce fallo, Andrei Lunetta con il tiro libero supplementare, Marco Minieri, partenza sprint di Perugia in questo avvio, time out obbligato per coach Cappella perché Perugia è avanti 8-2 dopo i primi 3 minuti di gioco in questa quarta giornata di ritorno di questa Coppa del Centenario. Squadre che stanno per rientrare in campo sull'8-2 per il Perugia Basket e ci sarà un tiro libero per Marco Minieri che ha segnato i primi due punti della sua partita. Marco Minieri, miglior realizzatore di questo torneo di Perugia nelle 6 partite giocate. Perugia ha 3 vittorie consecutive con Umbertide, Gualdo e Tolentino, l'ultima colta proprio nelle Marche contro una squadra come Tolentino molto molto strutturata e attrezzata, altra prova di grande maturità da parte dei Grifoni e il 2-1 si concretizza per il Perugia Basket che vola sul 9-2.
Tre punti dunque per Minieria. Dall'altra parte Porto Sant'Elpidio, palla sotto per Torresi, scattano le rotazioni difensive di Perugia e Palazzoni ci mette una pezza e devia il pallone, sarà rimessa da fondo per Porto Sant'Elpidio. Qualche problema per gli uomini in maglia blu in fase offensiva. Sicuramente Perugia vuole metterla sul piano dell'intensità e della velocità questa partita per riuscire a compensare la mancanza di esperienza, ma dall'altra parte recupera Perugia. Palazzoni si divora in contropiede il canestro da sotto, errore di Alex Palazzoni, contropiede di Porto Sant'Elpidio, palla per Cappella in post basso per Di Angila, l'ex giocatore di Montegranaro. Bello skip dal lato debole per Boffini, due volte sì, tre volte no, tripla e si iscrive alla partita Francesco Boffini. Cioffetta ad impostare adesso per Palazzoni, pick and roll con Torresi che viene a fare uno show molto alto, recupera Cognini che parte dunque il contropiede di Porto Sant'Elpidio che con Cappella deposita il 9-7. Porto Sant'Elpidio con la voglia di rientrare e di mettersi realmente a giocare come è abituata a fare, una squadra che anche nello scorso turno infrasettimanale contro Tolentino era partita in maniera deficitaria, con andando sotto addirittura oltre la doppia cifra nel primo tempo di quella partita, che poi l'ha vista imporsi per 87-71 contro Tolentino, e dunque venire qui a Perugia a giocarsi il match point per la finale dell'inizio giugno, inizio luglio. La tripla intanto di Riccardo Lupattelli e sono 12 i punti di Perugia, sono 5 per Riccardo Lupattelli che ora ha anche l'arduo compito di limitare il più possibile Boffini, non un'impresa assolutamente facile, uno contro uno single coverage tra Torresi e Palazzoni che va a stoppare Torresi fallosamente secondo l'arbitro Raxan. Due tiri liberi in arrivo per Diego Torresi, giocatore che non vestiva questa maglia da 2 anni dopo un anno praticamente di pausa del centrone in maglia blu, ha ripreso per questa Coppa del Centenario, addirittura la terza giornata di questo torneo. Nelle prime due gare sono stati orfani di un totem sotto canestro come Diego Torresi, che manda a bersaglio il primo dei due personali. Diego Torresi, tanti anni in Serie B come tanti giocatori della formazione ospite, 2-2 che vuol dire il 12-9, torna ad un possesso di distanza, c'è Lupattelli però già dall'altra parte, Boffini e rientro super del giocatore lombardo di Porto Sant'Elpidio, ancora Lupattelli, pick and roll, ancora show molto molto alto di Torresi, questa volta superato bene da Perugia, piazzato di Palazzoni, sbagliato, Cognini a rimbalzo, contropiede ancora Cappella e a realizzare il sesto punto della sua partita. Cappella, l'uomo in più di questo Porto Sant'Elpidio in questo inizio di partita, il giovane 2001 che in questo torneo ha fatto veramente vedere grandi cose, probabilmente l'uomo meno atteso tra quelli che Porto Sant'Elpidio può annoverare nel proprio roster. Lupattelli da casa sua, tiro corto e sbagliato, contropiede ancora affidato a Boffini che sospetto doppio palleggio che non viene ravvisato, tocca a Righetti, cambio accettato da Righetti, ora la ruba a Boffini, si scansa il numero 10 di Porto Sant'Elpidio per evitare il contatto con Righetti, il contatto arriva con Di Angilla, fallo subito da Righetti, ci sarà rimessa per Perugia, ritmi forsennati in questa prima metà di primo quarto. Primi cambi in campo, dentro Giulio Pennicchi, il ragazzo forse più in forma del Perugia Basket in queste ultime due uscite, due doppie cifre consecutive per il numero 2 di Perugia che prende il posto di Lupattelli e andrà probabilmente ad occuparsi a staffetta su Francesco Boffini, sponda di Minieri, lo battezza Boffini, errore di Minieri, rimbalzo di Palazzoni che prova a sovrastare Torresi, non l'idea del secolo, ruba di Angilla, contropiede dietro schiena di Boffini, canestro d'autore del classe 85 di Porto Sant'Elpidio e leader per punti di questo campionato. Time out Vispa obbligato perché il parziale è di 11-3 per Porto Sant'Elpidio che trova il vantaggio quando mancano 4-11 al termine del primo quarto, partita che non ha deluso le aspettative viste anche le premesse, ci si gioca veramente tutto tra virgolette per quello che può valere una finale di un torneo
del centenario come questo, ma quando si scende in campo si scende sempre per vincere e dare il massimo. Lo sa Perugia, lo sa Porto Sant'Elpidio, che dopo un inizio handicap ha iniziato a giocare sui ritmi che predilige e trovando soluzioni in contropiede, che sembra quasi un paradosso vista la giovane età di Perugia, una squadra che adora esaltarsi in campo aperto, adora esaltare gli alti ritmi. Porto Sant'Elpidio invece è riuscita a colpire con esperienza e anche fisicità nel punto forse di forza del Perugia Basket, ma la partita è assolutamente lunga e magari potremo vedere capovolgimenti di fronti sia dall'una che dall'altra parte ben più di una volta, e ce lo auguriamo per assistere a questo spettacolo che noi di Paradise City TV Production vi stiamo offrendo. E vi invitiamo, per chi non l'avesse fatto, ad iscriversi al canale YouTube. Ciofetta intanto, partita che ha ripreso a macinare, sale in punta a Palazzoni, vuole il consegnato con Ciofetta che taglia però e lo concede a Minieri, sponda di Righetti, cerca Palazzoni contro Boffini, c'è il raddoppio portato da Diangilla, Righetti lasciato libero, allora si prende il tiro da tre punti ed è un'arma che Tommaso Righetti negli anni ha iniziato a mettere nel proprio bagaglio tecnico. Tripla per Tommaso Righetti, primi tre anche per il capitano di Perugia, 15-13 contro sorpasso dei Grifoni. Cappella per Torresi, tiro dal mid range e soluzione molto molto importante per la squadra di coach Cappella. Se Torresi riesce ad aprire in questo modo la scatola, anche l'area di Perugia, possono essere veramente guai per la difesa perugina. Un passaggio immaginifico intanto di Minieri per Palazzoni, che non concretizza l'assist del compagno. Altro contropiede, questa volta un po' difficoltoso, di Porto Sant'Elpidio. Prende il centro dell'area Cognini con la mano sinistra, errore corto, si continua a correre in questi primi 7 minuti. Ciofetta, transizione, è il suo tiro se ce n'è uno, errore però corto il rimbalzo del neo 21enne di Perugia. Palla per Pennicchi, che prova anche lui a iscriversi a referto con il marchio di fabbrica e il tiro da tre punti, ma c'è l'errore, si resta dunque bloccati sulla parità a quota 15. Boffini in punta per Torresi, c'è il blocco in uscita per Cappella che non fronteggia neanche il canestro, aspetta l'uscita di Boffini, taglia il blocco Pennicchi e Boffini prova a punirlo con la tripla. Altro errore per Francesco Boffini, già 5 i suoi punti ma anche 4 errori dal campo. Minieri in posizione di guardia, ribaltamento per Righetti, ancora Minieri, attacca con la sinistra, sospetto fallo e fischiato dall'arbitro Raxan, il fallo è di Cognini, bonus già speso dalla formazione ospite, tiri liberi in arrivo per Marco Minieri e panchina per Ciofetta, in campo Matteo Rossi e c'è posto anche per il numero 55 Vecchi. Per quanto riguarda Porto Sant'Elpidio, panchina per Filippo Cognini, l'ex giocatore di Civitanova Marche, 2 stagioni anche per lui in Serie B del classe 97, uno dei 5 giocatori che hanno calcato la Serie B in campo. Il quinto sarebbe Mattias Agripanti, quest'oggi in tribuna a seguire comunque i compagni in trasferta. Un'assenza comunque significativa per la squadra marchigiana. Il campo non è Vecchi, ma è entrato una vecchia conoscenza del basket umbro, Daniele Venditti, il nativo di Sora, ex giocatore di Fermo e Porto San Giorgio e Deruta per quanto riguarda qui nella sua esperienza nel basket umbro. 1-2 intanto per Marco Minieri ed è 16-15 per la squadra di casa. Boffini in posizione di playmaker, addirittura Diego Torresi a portare la palla, stile Kyle Hines, fallo in attacco di Diangilla, non d'accordo con il fischio dell'arbitro Raxan, pescato probabilmente dalla malizia di Matteo Rossi, giocatore che sa subire falli di questo genere. Fallo fischiato a Diangilla, che è il secondo personale, e qui probabilmente un fischio non so quanto giusto, sicuramente dubbio, sta di fatto che è la realtà dei fatti, che Perugia ritorna in possesso della palla. Campo anche per Versiglioni e sarà importante anche il contributo del classe 2002, palla scaricata per Giulio Pennicchi, va in angolo, movimento Giorgevic di Matteo Rossi che poi con la mano sinistra in controtempo, bel movimento ma sbagliato da parte del classe 2002 con la maglia numero 13, drag in transizione tra Boffini e Torresi, bella arresto e tiro da tre punti, errore però ancora di Francesco Boffini. Ultimo tocco di Giovanni Versiglioni,
La rimessa è per i bianco-blu ospiti e rimessa dal fondo affidata a Francesco Boffini, blocco a liberare Torresi e sospetto uscita in stagger per Boffini, palleggio, arresto e non il tiro, ma continua invece a palleggiare, non c'è stato l'arresto anche se erano le intenzioni di Boffini. Che canestro mozzafiato da parte del numero 10 di Porto Sant'Elpidio, settimo personale per lui. Torna avanti la formazione di Cappella, Righetti in post basso contro Venditti, vuole sfruttare la propria fisicità Tommaso Righetti, bello scarico per Versioni in ritmo, tiro storto però di Versioni, arriva Pennicchi che con grande tempo e grande dinamicità va a prendersi questo rimbalzo e si viene tramutato in fallo da due tiri liberi. Pennicchi avrà la possibilità di riportare avanti Perugia, Giulio Pennicchi 13 nella vittoria contro Gualdo, 10 nella vittoria contro Tolentino di settimana scorsa, ha già sbagliato un tiro dalla lunga distanza dall'angolo, ora avrà però due tiri liberi per sporcare immediatamente il proprio tabellino per quanto riguarda i punti, quintetto che ora si abbassa per Perugia con in campo Renato Valigi, subito a colloquio con Diego Torresi, una sfida tra titani del pitturato, due giocatori di estrema esperienza di queste categorie, Torresi magari di qualche categoria superiore, ma sarà sicuramente interessante vederli a confronto. Buono il primo intanto di Giulio Pennicchi che segna la parità, sbaglia il secondo, lotta Valigi a rimbalzo che poi va a commettere il fallo, probabilmente dettato dall'essere nel posto giusto al momento sbagliato, dove carambola sul difensore, rimessa un po' immaginifica questa di Torresi, per non dire puerile l'errore del numero 4 con Righetti che intercetta il pallone, ancora Righetti in punta contro Venditti, vuole usare la mano destra, movimento Righetti se ce n'è uno, errore del capitano di Perugia, allora Boffini a guidare la transizione, Vecchi prende il centro dell'area contro Versiglioni, campo anche per il numero 22 Ferroni, palla per Boffini, liberato al tiro, errore ancora di Boffini, 7 punti per lui, ma tanti tentativi e tanti errori al tiro in questo primo quarto per il nativo di Vigevano, palla in punta ancora per Tommaso Righetti, ribaltamento verso Rossi contro Venditti che accetta il cambio, Renato Valigi non guarda minimamente il canestro e allora ancora Matteo Rossi, buona la difesa di Porto Sant'Elpidio, ultimi 2 secondi dell'azione, Pennicchi lascia partire il tiro dell'Ave Maria, errore, ultimi 10 secondi, ultimo tiro del quarto per gli ospiti, sarà probabilmente Boffini a prenderselo, 5 secondi, spezza meravigliosamente il raddoppio, lo scarico per Ferroni allo scadere di questo primo quarto, il tiro va corto, si chiude qui uno spettacolare primo quarto al Palafocià sul 17 pari tra Perugia e Porto Sant'Elpidio. Restaurant a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166.
Umbra Car, officina meccanica autorizzata MAN e Oltrax, vi garantisce assistenza completa per tutti i veicoli industriali, commerciali e autovetture con servizio 24 ore. La nostra officina conta su una vasta gamma di ricambi originali MAN con promozioni tutto l'anno. Umbra Car, via Tiberina 25, Ponte Nuovo di Torgiano, Perugia. A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla... Squadra in campo per l'inizio del secondo quarto, rimessa in attacco per Porto Sant'Elpidio che ripropone gli stessi 5 con cui ha concluso, così come Perugia. Vecchi in ad impostare l'azione che prevede un blocco orizzontale per liberare Torresi, spalle a canestro, ribaltamento di lato in angolo, poi portata a Boffini, buona difesa di Pennicchi, step back di Boffini, gran movimento ma sbagliato, altro errore per Francesco Boffini, è l'ennesimo errore dalla lunga distanza, tiro comunque abbastanza forzato, degno anche di un'ottima difesa da parte di Giulio Pennicchi. Palla a Matteo Rossi a giocare il pick and roll con Righetti. Righetti attacca uno contro uno Venditti, arriva il raddoppio di Torresi. Molto onesta la difesa degli Elpidienzi che ripartono dunque in attacco, sono già dall'altra parte, palla sotto verso Venditti contro Righetti, tante sfide per loro ai campetti di Pian di Massiano, palla poi spostata a Torresi che sbaglia il canestro dai 2-3 metri per Diego Torresi, lui protagonista di un canestro dal mezzo angolo di qualche istante fa, palleggia resta, tiro di Rossi, grande movimento di Matteo Rossi che ha questo bagaglio tecnico nelle sue corde, solo rete per Rossi, torna avanti Perugia che sul 19-17 vuole comunque ritornare a comandare le operazioni in questo primo quarto dopo aver avviato una partita di estrema attenzione ed intensità. Ora Valigi con l'arduo compito di contenere Torresi, ma lo fa magnificamente, difesa molto molto competente di Renato Valigi, palla persa per Diego Torresi, rimessa Perugia Basket, torna anche Alex Palazzoni, ma grande difesa di Renato Valigi che sfodera il suo marchio di fabbrica, ovvero la difesa anche intimidatoria, nonostante non farsi intimorire da un giocatore dalla grossa mole come Diego Torresi, che ora va a prendersi il 5 dei propri compagni che lo accolgono in panchina al suo posto. Nathan De Sousa, uno dei due giocatori che anche l'anno scorso annoveravano il roster della squadra ospite. Pennicchi ad aspettare il blocco di Valigi, penetrazione mano sinistra, bello scarico per Palazzoni che vuole mettere a canestro questi due punti, altro errore per Palazzoni, un po' in difficoltà in fase realizzativa. Qualche problema per Boffini per servire il proprio compagno, cerca di farsi subire il fallo Boffini, poi lo scarico per Vecchi dall'angolo, tripla di Lorenzo Vecchi, un giocatore che può avere questi tipi di soluzioni, vantaggio Porto Sant'Elpidio ed è un continuo rincorrersi in questa partita ed è meraviglioso così, arrivo in ritardo nello show da parte di De Sousa, primo fallo del neo entrato classe 2000 degli Elpidienzi, secondo fallo subito invece da Matteo Rossi dopo quello in precedenza di D'Angilla, rimessa laterale per Perugia che prevede comunque un blocco a liberare Matteo Rossi, ma la palla va in end off poi tra Valigi e Pennicchi, sospetta infrazione di passi che viene infatti sanzionata dagli arbitri, infrazione di passi e palla persa da parte di Giulio Pennicchi, buonissima la difesa degli ospiti che grazie anche alla loro fisicità e la loro esperienza sono riusciti a trarre in area un giocatore come Pennicchi ma senza dargli la possibilità di andare a concludere a canestro. Boffini pick and roll con Venditti, rigiocato dopo aver migliorato l'angolo di blocco, taglia Venditti ma viene anticipato da Valigi che non riesce però a ributtarla in campo, sarà ancora palla e possesso per Porto Sant'Elpidio con 3 secondi da giocare nell'azione, 7:20 per concludere il primo quarto di gioco, c'è Venditti che chiede palla in mezzo all'area pitturata, palla invece a Boffini che si prenderà lui la responsabilità del tiro e manco a dirlo lo manda a bersaglio,
flirta con la doppia cifra Boffini, qua 9 per lui, ma recupera la palla dopo un passaggio scellerato, ancora Boffini in transizione, arriva la tripla che spezza il ritmo di Perugia, taglia le gambe alla formazione di Alessandro Vispa che è costretto a chiamare il time out sul 25-19, sono 12 per Boffini nella sua partita, 5 consecutivi, veramente veramente velenosi. Squadra di nuovo in campo, si riprenderà con la rimessa di Perugia, 8-0 di parziale, Porto Sant'Elpidio firmato Vecchi e soprattutto Boffini con 5 punti consecutivi del numero 10 di Porto Sant'Elpidio che nella sua carriera ha vestito tante maglie gloriose tra cui Montegranaro e Vigevano, quelle più sicuramente rinomate con cui ha vinto anche dei campionati di Serie C1 nel 2011-12 proprio con il suo coach Cappella, di cui magari potremo parlare anche in seguito. Ora la partita è ripresa con Perugia sotto di 6 lunghezze, sono 6 proprio le lunghezze che Perugia deve avere in suo favore per avere la possibilità ad Umberti la settimana prossima di giocarsi la possibilità di accedere in finale. Palla Pennichi libero da 3 punti e manda a bersaglio la tripla, molto importante sia dal punto di vista del punteggio che psicologico per i suoi compagni di squadra. Torna a meno 3, quinto punto per Pennichi che ora va a prendersi cura di Boffini, addirittura in una situazione di box and one, ruba la palla a Versiglioni che va fino in fondo, il ferro lo beffa, la tavaligia rimbalzo e come un guerriero ruba questo pallone dalle mani della morsa dei lunghi di Porto Sant'Elpidio. Spazio per Rossi, battezzato da 3 punti, altro errore per la beffa del ferro del Palafoccia, sfortunati qui i grifoni, ma l'atteggiamento è quello giusto dei ragazzi di Vispa. Palla a Boffini, picarolla molto alto che ora viene abbassato da parte di Venditti, il fallo fischiato da parte di Federica Servillo su Giulio Pennichi che torna ora in panchina dopo comunque un ottimo primo e secondo quarto giocato fino a questo momento dal classe 2001 di Perugia. Torna Alessio Cioffetta, il festeggiato del giorno, lui nato lo stesso giorno della bomba Juan Carlos Navarro, sicuramente non è un paragone accettabile, prendetelo chiaramente con le pinze, ma sicuramente Juan Carlos Navarro, un giocatore che ha segnato la storia della pallacanestro europea e mondiale, e Alessio Cioffetta che vuole segnare la storia quantomeno del Perugia Basket, doppio pick and roll che diventa triplo e altro fallo fischiato, questa volta il colpevole è Matteo Rossi, è il terzo personale terzo di squadra, non personale, perché il primo di Matteo Rossi, che ora naturalmente sarà lui l'agente speciale alle calcagna di Francesco Boffini che prova a sbracciarsi per cogliere in fallo i perugini. Blocco di De Sousa, Boffini fino in fondo, l'aiuto di Palazzoni è efficace ma a rimbalzo arriva De Sousa che converte dall'errore di Boffini in 2 punti che portano a più 5, 2 possessi di distanza tra le due squadre, non end off con Cioffetta ma pick and roll con Rossi, scarico per Versiglioni da 3 punti, il suo tiro è lungo, rimbalzo di Venditti, si distende la formazione di Cappella, palla sotto per De Sousa che attacca o quantomeno ci prova contro Palazzoni, gancio mancino, errore, rimbalzo Ferroni di nuovo per Boffini, chiama De Sousa per il blocco, hesitation di Boffini, arriva Venditti a chiedere la palla, che canestro mozzafiato da parte di Francesco Boffini, molto difficile, solo grazie alla sensibilità delle proprie falangi è riuscito a mettere a segno il proprio punto numero 13 e 14 della partita, 27 punti di media per lui in questo torneo, un realizzatore seriale
giocatore di categorie assolutamente superiori. Altro errore in attacco per Perugia, rottura prolungata in attacco per i Grifoni. Boffini step back ancora, meraviglioso, e sono fiero ed orgoglioso di poter commentare un giocatore del genere, poi sia in movimento qui al Palafoccià. Sono 17 con Boffini che ha scaldato la mano in questo secondo quarto, sono 10 i punti realizzati in questa seconda frazione. Perugia vuole reagire con Versiglioni, tiro complicato però del numero 0 di Perugia. Allora ancora il solito sospetto, Boffini ad amministrare la palla, palleggiare questo tiro, questa volta sbagliato per il nativo di Vigevano. Più 10, vantaggio in doppia cifra. Perugia cerca la reazione con Cioffetta, va comunque a subire il fallo, due tiri liberi di estrema importanza psicologica per Perugia. C'è bisogno per i ragazzi di Vispa di rimettere punti a referto, punti nel tabellone, e farlo a gioco fermo. Quando parti da 10 punti di svantaggio è sicuramente la scelta più congeniale. C'è sicuramente ora un attimo di tregua in campo con l'arbitro Servillo che richiama la panchina di Perugia ufficialmente. Dunque dalla prossima protesta probabilmente l'arbitro di Perugia non tollererà ulteriori proteste, ci sarà probabilmente dunque un fallo tecnico in caso di altre sceneggiate da parte della formazione di casa. Buono il primo di Alessio Cioffetta, 23-32 il punteggio in questo secondo quarto. 2-2 per Alessio Cioffetta, 24-32 con 4 da giocare nella seconda frazione per concludere il primo tempo. Cognini tornato in campo, lotta tra i numeri 3, Cognini contro Lupattelli, uscita di Boffini, ancora mai uscito in questa partita contro Matteo Rossi, addirittura ora raddoppiato da Palazzoni, palla in mezzo angolo per Venditti, finta di tiro, poi attacca con la sinistra Righetti, movimento buono ma sbagliato da Venditti, grande difesa di Tommaso Righetti che ha reso molto difficile il tentativo dell'ex giocatore di Deruta. Cioffetta dietro schiena, non riesce poi a servire i propri lunghi e riesce però a rifugiarsi in Rossi che va da Righetti. Buona la difesa di De Sousa che rimane fermo con le braccia alte ad ostacolare Tommaso Righetti. In avanti ora Vecchi con la possibilità di incrementare il passivo tra le due squadre, palla a Cognini, pick and roll che viene rifiutato dal numero 3 ex Civitanova, si ritrova miracolosamente il pallone, poi l'errore, palla che sbuca nelle mani sbagliate, quelle di Boffini per Perugia che va a subire il fallo di Matteo Rossi. Secondo fallo di Matteo Rossi, fallo subito, l'ennesimo di Francesco Boffini, quarto di squadra. Dal prossimo sarà bonus e tiri liberi ad ogni fallo per Porto Sant'Elpidio. Ora vediamo se questo fallo era in situazione di tiro o no. Per quanto riguarda la mia interpretazione del fischio arbitrale, parrebbe rimessa da fondo e così è. Infatti ora Boffini si sta spiegando con l'arbitro Raxan che andrà a consegnare il pallone per la rimessa dal fondo. Campo anche per Stampatori, per Porto Sant'Epidio che va ora a bloccare Vecchi in uscita, uscita anche dall'altro lato sempre per il solito sospetto Boffini. Fallo in attacco di Stampatori che non esordisce proprio al meglio in questa partita che ha subito un crollo dal punto di vista del ritmo, soprattutto per i giocatori in maglia bianca che stanno subendo la maggior esperienza e fisicità degli ospiti. Una squadra comunque da 6 vittorie in 7 partite, l'unico neo di questo loro percorso è stata la sconfitta contro Umberti de Casalinga nella prima giornata di ritorno, la sconfitta che tra l'altro ha permesso a Perugia di credere nuovamente nel primo posto. Ma c'è questa partita, è questa partita la prova del 9 per Alessandro Vispa e i suoi ragazzi. Palla a Lupattelli, blocco di Righetti, forse con la spalla, non ravvisato dagli arbitri, attacca adesso con la sinistra che lascia lì De Sousa in un primo momento, ma le lunghe leve del giocatore di origini brasiliane va a stoppare Righetti, palleggia resto e tiro con il piede sulla linea. Che canestro anche questo di Boffini, che giocatore, non mi stancherò mai di dirlo. Sono 19, sono già quasi 20 per il numero 10 di
di Porto Sant'Elpidio, che nella gara contro Tolentino ne ha messi a referto solo tra virgolette 21, e questo la dice lunga sulle capacità realizzative. Ragni da tre punti, piazzato e segnato, gran canestro di Francesco Ragni, importantissimo, che ridà il meno 7 ai propri colori. Palla ancora a Boffini, che gestisce comunque il 90% dei possessi della squadra ospite. Blocco per Cognini, ma è Boffini a prendersi la penetrazione, prende il centro dell'area, si porta a casa anche il fallo, tiri liberi in arrivo, e probabilmente arriveranno anche i punti del Ventello. Ora non so se saranno 20 o 21, ci aspetteranno due tiri liberi, ma chiaramente un giocatore del suo calibro, una mano come la sua, tirare tiri liberi è come mettere il pallone in banca, assolutamente una specie di assicurazione dalla lunetta Francesco Boffini, che ora va ad asciugarsi un attimo, visto anche il grande calore che è piombato qui al palazzetto Angelo Foccià. Si tratta comunque di una giornata di metà giugno, anche se non sembrerebbe, assolutamente inusuale giocare una nona giornata di campionato a metà giugno, ma come abbiamo detto, in questo ultimo anno c'è stato veramente ben poco di comune, vista la pandemia e i campionati spezzettati. Sbaglia il primo Boffini e ho esorcizzato sicuramente le sue percentuali dalla lunetta, 0 su 2, e sicuramente spero che non ascolterà questa telecronaca prima di questi due tiri liberi, 0 su 2 che probabilmente non si vedeva da tanto tanto tempo di Boffini. Errore intanto dall'altra parte di Matteo Rossi, tocca alla fine Tommaso Righetti, rimessa ancora per Porto Sant'Elpidio, ultimo minuto e mezzo da giocare con gli elpidiensi, che hanno sprecato poco tempo fa la possibilità di andare più 9 con due rigori tra virgolette sbagliati da Francesco Boffini. Ora a colloquio Alessandro Vispa, altro richiamo questa volta ufficiale per l'allenatore di Perugia da quest'anno, che ha assunto la carica di capo allenatore e vice allenatore, Luca Monacelli, che ha guidato per anni la panchina del Perugia Basket nei campionati di C-Gold e di C-Silver. Palla sotto per Torresi contro Tommaso Righetti, taglia Vecchi, taglia adesso anche Boffini, che riceve, blocco di Stampatori, bel passaggio mano sinistra per Vecchi, che il suo tentativo adesso è lungo, tocca Lupattelli, ultimo minuto e 14 da giocare, altri 14 secondi per l'attacco di Porto Sant'Elpidio, extra possesso per i giocatori in maglia blu, e Perugia che in questo quarto ha avuto non poche difficoltà sia in fase difensiva a contenere Boffini che in fase offensiva. Solo 10 i punti realizzati dopo i 17 del primo quarto. Step back, chiedo scusa, fade away di Torresi contro Righetti, tiro lungo, e allora Cioffetta in transizione dall'altra parte, Lupattelli accoppiato con Cognini, anticipo di Vecchi che non è aggressivo al massimo per impedire la ricezione di Cioffetta. Matteo Rossi sotto da Ragni, una sorta di consegnato che poi va a bloccare Cognini, errore di Lupattelli dalla media distanza. Dall'altra parte Boffini, gran difesa di Righetti che commette infrazioni di passi, o quantomeno fa cadere in infrazione Francesco Boffini. Palla persa di Boffini, il Boff come soprannominato da tutto il panorama cestistico nazionale, un giocatore che ha vestito tante tante casacche. C'è il fallo tecnico con i nervi che sono saltati al numero 3 Cognini, se capisco bene le interpretazioni dell'arbitro Servillo. Ci sarà dunque un tiro libero per Perugia e conseguente rimessa. Chiaramente le regole del tecnico non sono come diverso tempo fa. Adesso la rimessa, il possesso dopo il fallo tecnico ritornerà alla squadra che lo aveva in precedenza dei tiri liberi. Sbaglia però Cioffetta, avrà comunque il rimbalzo, avrà comunque la rimessa la squadra di Alessandro Vispa. C'è il cambio per coach Cappella. Cognini, dopo il fallo tecnico, va ad accomodarsi in panchina. Al suo posto il numero 22, classe 91, Matteo Ferroni, accoppiamento con Alessio Cioffetta, con la quale ha diverso gap in termini di centimetri il numero 5 di Perugia. Palla però per Ragni, tiro complicato contro un altro giocatore molto più alto di lui, Stampatori, che lo stoppa e recupera anche il rimbalzo. End off più consegnato
tra Ferroni e Boffini, ultimi 22 secondi di questo primo tempo. Boffini ultimi 10 dell'azione, blocco di Torresi, granitico il blocco del numero 4, palla per Stampatori che prende il centro dell'area, stoppata miracolosa di Righetti che probabilmente non si accorge che mancano ancora 10 secondi e lascia partire una sorta di tiro passaggio, una sorta di tiro dell'Ave Maria che va a finire sul fondo. 7 secondi da giocare, errore di Tommaso Righetti sicuramente in buona fede. 27-34 con il timeout chiamato da Porto Sant'Elpidio per disegnare probabilmente un ultimo assalto al tabellone dei punti per cercare di arrivare sul più 9 o addirittura più 10 in caso di canestro da 3 punti o gioco da 3 punti. Vedremo cosa disegnerà coach Cappella. Coach Cappella, ex giocatore, un giovane allenatore classe 71 che, pensate, giocava insieme a Francesco Boffini quando nel 2011-12 la Sutor Montegranaro, la poderosa Montegranaro, vinse il campionato di serie C1. Il signor Rossano Cappella fu protagonista in un turno di playoff in gara 1 contro il Fratta Umbertide dell'ex Perugini, Mattia Palmerini e Jacopo Marsilli, in una gara andata al triplo overtime con un canestro da oltre metà campo per il 91-89 che sancì la vittoria in gara 1 di quella Montegranaro, in una serie che poi Boffini risolse in gara 2 con un tiro allo scadere ad Umbertide per il 2-0 che poi ha portato in semifinale poi in finale la formazione di Montegranaro dell'epoca, che quella poderosa che è andata anche a disputare campionati come di quelli di Serie B e di A2. Ora però uno è il coach e l'altro è il giocatore di Porto Sant'Elpidio. Ultimi 4 secondi, buona difesa di Perugia in questo ultimo possesso, la recupera poi Lupattelli da casa sua, non va il tentativo della domenica di Riccardo Lupattelli. Si chiude il primo tempo sul 27-34. Restate qui con noi per sul canale YouTube Paradise City TV Production per il secondo tempo che è in arrivo tra 10 minuti tra Perugia Basket e Porto Sant'Elpidio per sancire chi andrà a giocarsi la finale contro San Marino di fine giugno e inizio luglio. Restaurant a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Sup
Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Umbracar, officina meccanica autorizzata MAN e Oltrax, vi garantisce assistenza completa per tutti i veicoli industriali, commerciali e autovetture con servizio 24 ore. La nostra officina conta su una vasta gamma di ricambi originali MAN con promozioni tutto l'anno. Umbracar, via Tiberina 25, Ponte Nuovo di Torgiano, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. DA Abbigliamento Donna tutte le taglie. DA Abbigliamento Donna a Bassia Umbra, villaggio 25 aprile 54C in provincia di Perugia. Veniteci a trovare. Abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta. Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e locali sportivi. Tecnosport è a Promano, in via Romana 36.
Ultimi attimi prima di ricominciare a giocare qui al Palafoccià sul 27-34 per la squadra ospite, complice i 19 punti di un inarrestabile Boffini nel primo tempo di gioco. Tanti tentativi per lui, ma tanti canestri d'autore, con la difesa di Perugia anche molto competente, ma delle volte di fronte a giocatori di questo genere c'è veramente ben poco da fare. Ma ci sono ancora 20 minuti di gioco per Perugia per ripristinare l'equilibrio in questa partita e a andare a cercare una vittoria che darebbe comunque lustro a questa competizione fino in fondo. Palla ricominciata la gara con Perugia in possesso con i primi 5: Palazzoni, Righetti, Ciofetta, Lupattelli e Minieri. Prima palla persa per Perugia di Palazzoni, che è andato ad attaccare Di Angilla. Problemi di falli per lui nel primo tempo. Ora rientrato in campo, blocco ancora granitico di Torresi, starting five per Porto Sant'Elpidio, che vede Torresi, Boffini, Di Angilla, Cappella e Vecchi. Ottimo il suo contributo per Cappella senior. Palla per Di Angilla, che deve ancora iscriversi a questa partita. Errore ancora dell'ex giocatore di Montegranaro, anche lui l'anno scorso in Serie B con la formazione giallo-blu di Montegranaro, dopo aver vinto due anni fa il campionato in finale contro la Val di Ceppo per 3-1 in una cavalcata della Sutor Montegranaro. Ora a vestire la maglia di Porto Sant'Elpidio. Blocco tra Cappella e Torresi, scarico per Vecchi, bella penetrazione, non riesce però a servire Di Angilla, che con le sue lunghe leve devia il pallone da dietro da Minieri. La palla per Boffini, mano sinistra, errore, rimbalzo ancora di Perugia e fallo tecnico per proteste o per simulazione per Francesco Boffini. Altro tiro libero in arrivo per Perugia, secondo fallo tecnico fischiato alla formazione ospite, con Francesco Boffini che è andato per le terre, qualche problema a rialzarsi e a muoversi, probabilmente una botta per quanto riguarda il momento della caduta di Francesco Boffini, che sicuramente non mollerà il campo qua. Fino a questo momento mai uscito, sempre in campo il bomber di questo torneo della formazione marchigiana. 28-34 dopo il canestro realizzato da Alessio Ciofetta. Lupattelli contro Boffini, che fa anche buona guardia in difesa, proprio pentole e coperchi il numero 10 e il Pidienze. Palla per Righetti, grande difesa di Di Angilla, che è un fattore difensivo. Altro contropiede lanciato, Cappella, che nel primo tempo era andato a segno ben due volte in una situazione similare. Il passaggio di Torresi però è troppo lungo, quello del numero 4 con esperienza più che decennale in questa società. Palla a Lupattelli, mano sinistra, vola altissimo contro Boffini, tiro complicato e beffato anche dal ferro. Rimbalzo controllato da Torresi, polveri bagnate in questo avvio di secondo quarto. Solo il tiro libero di Ciofetta è l'unico punto realizzato in questo terzo quarto. Torresi in post basso contro Palazzoni, lo aggira e va a subire anche il fallo. Tiri liberi in arrivo per Diego Torresi, che cerca di mettere anche la sua impronta su questa partita. Fallo fischiato, se non ho visto male, da addirittura Tommaso Righetti, non da Palazzoni, ed è quello che sta chiedendo anche il tavolo. Sì, il fallo è stato sanzionato al capitano del Perugia Basket, dopo che Torresi ha aggirato completamente Palazzoni in post basso, poi è stato colpito da dietro dal 14 in maglia bianca. Tiri liberi per Diego Torresi, un giocatore di estrema esperienza, il giocatore classe 1992, tanta Serie B alle spalle e 13.8 punti realizzati di media in questo torneo, 1 su 2 nella sua gita in lunetta. Dopo il 2 su 2 del primo tempo è 3 su 4 totale dalla lunetta del numero 4, che ora cade anche dopo il contatto con Ciofetta un po' frettolosamente. Palla per Palazzoni, che riesce con l'aiuto del ferro a mandare a bersaglio i primi due punti della sua serata, ed è molto importante anche che Palazzoni trovi la via del canestro per
dare una pericolosità anche interna. Bella giocata a sfruttare la superiorità numerica di Porto Sant'Epidio. Errore però di Vecchi da tre punti. Torresi due volte recupera il rimbalzo e va a realizzare il canestro del nuovo più 7, 37 a 30 per Porto Sant'Epidio. Marco Mieri si gioca il blocco con Righetti, che prende posizione profonda, arriva Palazzoni dal mezzo angolo, è il suo tiro se ce n'è uno. Fallo, fischio arbitrale, non capisco se per un fallo difensivo, non è assolutamente fallo, semplicemente c'è una macchia di sudore in campo. Manda intanto sul cubo Alessandro Vispa Pietro Burini, esordio per il classe 2003 di Perugia in questa partita. Vedremo al posto di chi, presumibilmente per Alex Palazzoni. E così è infatti. Pietro Burini, giovanissimo, classe 2003, membro della squadra Under 18, che ha trovato minuti importanti anche in quel di Tolentino. Sicuramente un prospetto molto molto interessante per la squadra di Alessandro Vispani in ottica futura. Ora a prendersi cura di Torresi, che lo aggira. Grande movimento di Torresi, paga sicuramente i 21 anni di differenza tra i due giocatori. Rimessa non concessa a Perugia, ma c'è la decisione di una palla contesa dell'arbitro Raxan, che non era intenzionato a dare la rimessa a Perugia. Rimessa laterale dunque che sarà per i perugini, e saltano ancora i nervi ai giocatori di Sant'Elpidio. Tecnico fischiato al numero 8 di Angilla, terzo fallo personale, tiro libero di Marco Minieri, e poi ci sarà la rimessa per gli elpidienzi, visto che l'arbitro Raxan è ricorso alla palla contesa. E dunque la freccia del possesso alternato prevede il possesso palla ora per Porto Sant'Elpidio. Momenti un po' tesi della partita, con due tecnici in neanche 3 minuti e mezzo di gioco in questo secondo quarto, ed è il terzo anche della partita per la squadra ospite, che ricomincia ad operare offensivamente con Boffini. Torresi parte in palleggio, buona la difesa di Burini, deve forzare allo scadere dei 24 Torresi. Un totem, un gigante nel vero senso della parola, anche dal punto di vista del gioco. Diego Torresi, sesto punto, quinto punto consecutivo, e nuovo più 10 per Sant'Elpidio. Ora va anche a catturare il rimbalzo, ed era importante per Porto Sant'Elpidio trovare una novità tattica offensiva oltre a Francesco Boffini, che ora si riprende in mano la squadra, va fino in fondo, questa volta forzato e sbagliato. Buona difesa di Perugia, contropiede dei Grifoni, palla per Ciofetta, transizione, prende centro dell'area, bella palla per Righetti che deposita a canestro il punto del 33 a 41. Meno 8 Perugia, che non vuole assolutamente mollare. È encomiabile la prestazione dei perugini, come encomiabile tutto il percorso in questo torneo del centenario di Angilla. Il raddoppio dal lato forte di Minieri, scarico verso Vecchi che penetra e subisce il fallo di Marco Minieri, che non è d'accordo con la decisione arbitrale. Marco Minieri un po' in difficoltà in fase offensiva, non è riuscito a trovare i suoi soliti guizzi, per lui che aveva esordito in questa partita con un gioco da tre punti molto molto significativo, per lui che è il miglior realizzatore di questa squadra con oltre 12 punti segnati a partita, 16 nell'ultima uscita stagionale contro Tolentino. Altro errore di Boffini, tocca per ultimo di Angilla, che se neanche autoaccusa. Rimessa per Perugia che batte subito, sembrava veramente un calcio di punizione di una qualsiasi partita di calcio, battuta veramente in una frazione di secondo. Fallo fischiato dall'arbitro Servillo ai danni di Diego Torresi, secondo fallo di Tommaso Righetti. E Perugia che ha provato ad accelerare le operazioni offensive nella famoso second seconds or less, la conclusione di Cioffetta,
strategia molto congeniale a Mike D'Antoni, tanto per scomodare nomi di dei della pallacanestro, quello dell'assistente attuale dei Brooklyn Nets di Steve Nash, impegnati nei playoff NBA che stiamo chiaramente seguendo tutti quanti, ma ora siamo qui a seguire questa giornata della Coppa del Centenario con Porto Santi Pio, con Cappella, sale a quota 8 punti, decimo invece di vantaggio per Porto Sant'Elpidio, che continua a macinare punti, a tenere a distanza di sicurezza i perugini. Palla per Burini e da Righetti, cross di Burini a rimbalzo, però lesto il capitano Righetti, ancora meno 8 e ancora Perugia che vuole tentarle tutte, meno 8 che significa anche meno 14 nel commuto del punteggio che Perugia deve raggiungere per poter superare in classifica Porto Sant'Elpidio. Contropiede di Lupattelli e Burini che va con la schiacciata a una mano, bel modo di presentarsi al Palafocciain questa partita per Pietro Burini, che aveva già segnato contro Gualdo nel suo esordio in prima squadra. 37 chi difende, 43 chi attacca, ed è Boffini con una sorta di ball handling a penetrare, a scaricare per Cappella, piedi per terra, è un cross che non vede neppure il ferro, infrazione dei 24 secondi, si rianima la panchina di Perugia, si rianima il Palafocciari, ferro di cavallo, Perugia è più viva che mai, 3:44 da giocare, due possessi di distanza tra le due formazioni, Perugia però non molla di un centimetro questa partita. Vuole comunque giocarsela fino in fondo, come è successo anche nella gara di andata. Palla a Burini in post basso contro Torresi, fallo lontano dalla palla al numero 8 di Angilla, che andrà probabilmente ad accomodarsi in panchina perché si tratta del quarto fallo, sicuramente difficile la sua serata iniziata con i due falli nel primo tempo, il fallo tecnico in questo terzo quarto e ora il quarto fallo lontano dalla palla, ravvisato da Federica Servillo. Campo dunque nuovamente per Daniele Venditti, il numero 0, fratello di Antonello Venditti, che milita nelle minors toscane in serie C Silver e C Gold per i fratelli Venditti, nativi di Sora, che qui di Perugia sono quasi di casa. Bel passaggio di Lupattelli, ma Burini si divora il canestro del meno 4 con 3:24 da giocare, canestro che sicuramente avrebbe fatto comodo nella mentalità, nella psicologia dei ragazzi di coach Vispa e anche di Pietro Burini per conseguire i due punti realizzati poco fa, ma quello che conta per i perugini è l'essere comunque arrivati ad una buona costruzione in fase offensiva. Ora c'è la difesa per i ragazzi di Vispa, fallo in attacco di Cognini, grande come una casa, perché il braccio di Cognini era sul petto di Minieri, che sicuramente avrà anche inscenato il tutto. Fallo in attacco e palla persa nuovamente da Porto Sant'Elpidio, che sicuramente in questa partita stanno avendo qualche problema con la coppia arbitrale. Altro fallo tecnico e, se capisco bene, è stato fischiato a Filippo Cognini, doppio fallo dunque per il numero 3. Tiro libero in arrivo ancora per Marco Minieri, partita anche in cui i nervi sono proprio a fior di pelle con Porto Sant'Elpidio, che è arrivata addirittura al quarto fallo tecnico di giornata, e sicuramente una risposta a chi magari può interpretare questo come un torneo della quale a nessuno importa il risultato finale, ma per vedere sicuramente il modo in cui Porto Sant'Elpidio sta affrontando questa partita, e anche Perugia, sicuramente non sembra una gara che non conta assolutamente nulla per una classifica ufficiale. Sicuramente tutti vogliono portare a casa la posta in palio. Palla per Righetti, Burini da tre punti, ritardo nell'uscita, bruciato dalla tripla del 2003, che poi ricade probabilmente anche male, problemi forse per Burini, andato per le terre, ma tripla di Pietro Burini,
5 punti per il classe 2003. Che trova il canestro del meno 2. Importantissimo, si rianima il Palafoccià che è una bolgia in questo momento. 41 a 43 con 2.56 da giocare per la fine del terzo quarto. Di nuovo in campo con Pietro Burini che è costretto ad andare in panchina da una brutta tegola per Perugia che aveva dato un grandissimo contributo, il giovanissimo di enorme prospettiva ora in panchina a curarsi la caviglia, probabilmente ricaduto sul piede di un proprio avversario. Possesso per Porto Sant'Elpidio, in punta Torresi, palla a Francesco Boffini, chiede palla a Cappella in evidente mismatch su Pennicchi. Boffini ancora secco in questo terzo quarto, batte molto bene Lupattelli, errore però di Francesco Boffini, ancora secco dunque in questo terzo quarto. Pennicchi, penetrazione da due, errore, rimbalzo di Valigia, arriva la stoppata di Venditti, infrazione di passi perché ritorna in mano la palla a Valigi dopo il tentativo sbagliato, ma era un possesso assolutamente positivo di Perugia. Merito della difesa di Porto Sant'Elpidio questa palla persa e nuovamente gli Elpidiensi in possesso con Boffini. Uscita tra virgolette di Torresi, prova l'anticipo Valigi, forse affrettato, bella circolazione di palla, Cappella piedi per terra in ritmo, errore, rimbalzo lungo controllato da Pennicchi, palla a Valigi che aspetta l'arrivo dei compagni, passaggio lob in ala Berminieri che poi si inventa uno Eurostep meraviglioso, canestro di Marco Minieri che arringa anche i propri compagni di squadra, si è sbloccato Marco Minieri, parità al Palafoccià 43 a 43, ultimo 1 e 40, 11 e 40 dunque al termine della partita e ne vedremo ancora delle belle in questo pomeriggio di Perugia. Palla per Boffini, ancora corto il suo tentativo allo scadere dei 24 secondi, è una bolgia adesso il Palafoccià. Minieri in transizione, penetrazione per il sorpasso, subisce il fallo del numero 22 Ferroni, tiri liberi in arrivo per Marco Minieri. Che partita sta facendo Perugia, 10 a 0 di parziale, aperto ancora in favore dei perugini con i giocatori di Porto Sant'Elpidio forse un po' nervosi anche visto dai tre tecnici fischiati a proprio sfavore, ma ora Marco Minieri è andato fino in fondo a subire il fallo per i due tiri liberi che possono voler dire il vantaggio dopo tanto tanto tempo di Perugia, dopo tanto tempo che Porto Sant'Elpidio sembrava avere in mano il pallino del gioco. Sbaglia però il primo Marco Minieri, lui che è un buon tiratore di liberi normalmente, dopo aver mandato a bersaglio i due liberi precedenti del fallo tecnico, ora va con lo 0 su 2 ed è ancora parità a Perugia, un regalo tra virgolette dei perugini ai propri avversari. Ora Boffini ad aspettare i blocchi dei propri compagni, palla a Torresi, passaggio smarcante per Ferroni, errore, rimbalzo ancora del gigantesco Torresi, palleggia il resto tiro di Cappella, altro errore, tocca rimbalzo Valigi che fa carambolare il pallone su Ferroni, rimessa dal fondo di Perugia, ultimo giro di lancette di questo terzo quarto e la nota lieta che possiamo vedere Pietro Burini rientrare in campo, quindi niente di grave la sua caviglia, anche grandi attributi per questo giovane diciottenne, forse neanche diciottenne,
di Perugia, che ora vede il taglio di Lupattelli, short roll di Lupattelli, sorpasso Perugia, 45-43, Riccardo Lupattelli torna a segnare dopo l'ottimo inizio ed è sorpasso Perugia, 12-0 di parziale, qualche problema nella circolazione di Porto Sant'Elpidio, arriva il fallo subito da Daniele Venditti sul gioco a due con Diego Torresi, tiri liberi in arrivo per ristabilire la parità e soprattutto per fermare questo 12-0 di Perugia che ha tramortito la squadra di coach Cappella. Ricordiamo che Perugia deve vincere di 5 o più punti per avere la possibilità settimana prossima ad Umbertide di agganciare in classifica e superare i marchigiani per poi andarsi a giocare la finale dell'ultima settimana di giugno e di inizio luglio contro la pallacanestro Titano San Marino, dove milita tra l'altro un ex perugino, Andrea Raschi. San Marino che è prima con ampio scarto nel girone A ed è già sicura del proprio posto, sbaglia Venditti il primo. Porto Sant'Elpidio invece guida questa classifica con 12 punti, segue Perugia 8 ma con una partita in meno, 0-2, ma c'è Ferroni non tagliato fuori a rimbalzo, preziosissimo il numero 22 in questi dettagli che fanno la differenza alla lunga. Boffini prova a ritornare a segnare, non lo fa in una prima conclusione, lo fa nella seconda dopo il rimbalzo, torna a segnare Francesco Boffini, sono 21 per il bomber di Porto Sant'Elpidio, ultimi 10 secondi, parità a quota 45, Minieri va a giocare il pick and roll, cambio accettato da Torresi, crossover di Minieri, lo scarico per Ragni, per terra dall'angolo, errore, tocca Burini a rimbalzo, rimessa però per Porto Sant'Elpidio con 6 decimi da giocare, presumibilmente si chiuderà qui il terzo quarto, ma si interrompe il gioco con i giocatori di Porto Sant'Elpidio non esattamente contenti del fischio arbitrale, si risetta il cronometro a 6 decimi che sono quelli che avrà a disposizione la squadra in maglia blu per tentare un ultimo tiro, ci prova Venditti con un tentativo anche assai complicato, si chiude però 45 pari il terzo quarto. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. DA abbigliamento donna tutte le taglie. DA abbigliamento donna a Bassia Umbra, villaggio 25 aprile 54C in provincia di Perugia. Veniteci a trovare. Abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta. Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e locali sportivi. Rimessa nelle mani di Perugia in questo ultimo quarto che inizia in questo momento. Perfetta parità sul 45, palla sotto per Ragni. Promosso nuovamente in quintetto da coach Vispa, palla per Lupattelli che attacca Boffini, grande difesa di Francesco Boffini, penetrazione però di Ragni, non lo tiene Venditti, sbaglia però Francesco Ragni, si lotta a rimbalzo, Pennicchi ne esce vittorioso, palla per Minieri da tre punti, poteva essere un canestro molto molto importante per il nativo di Assisi, sbaglia Minieri e
fallo a rimbalzo, se capisco l'interpretazione di Daniele Venditti, rimessa quindi ancora in mano a Perugia, che avrà 14 secondi per concludere l'azione. Uscita di Lupatelli che viene ignorato, poi Ragni come valvola di salvataggio, palla per Pennicchi, buona la difesa compatta di Porto Sant'Elpidio, palla a Pennicchi da tre punti, piedi per terra, errore, rimbalzo di Torresi, chiede palla a Ferroni, ma Torresi preferisce aprire su Boffini contro Lupatelli a prendersi cura di un giocatore di categoria superiore come Boffini. Non è il compito più semplice, soprattutto in un momento come questo. Cappella, palleggio, arresto e tiro, errore. Passa un minuto, ce ne sono 9 ancora da giocare, siamo ancora sulla parità, quota 45. Ragni per Lupatelli in punta, libero da tre punti, spara la bomba, errore. Ancora Torresi a giganteggiare, ho perso il conto dei rimbalzi che ha catturato questa sera Diego Torresi. Palla persa, banale a dir poco, di Mattia Cappella, che non è riuscito a catturare il passaggio abbastanza semplice di Francesco Boffini, e quindi Perugia avrà una nuova possibilità di tornare avanti come è riuscita a fare nel finale di terzo quarto. Allora ci prova Pennicchi fino in fondo con la mano sinistra ad appoggiare, 47-45, Giulio Pennicchi, l'uomo probabilmente più in forma di Perugia nelle ultime uscite, lo ricordiamo, 2 doppie cifre consecutive per uno che aveva avuto qualche problema di realizzazione nelle prime partite di questo torneo. Boffini a giocare il blocco con Torresi, poi va dall'altra parte, prova con il finger roll, errore, rimbalzo catturato da Pennicchi, Burini per Minieri, contro per Perugia, vuole andare veloce Perugia con Ragni, è un airball, poteva essere un tiro molto molto importante nell'economia della partita. Palla per Boffini, giro dorsale, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, canestro d'autore di Francesco Boffini, che può riportare in vantaggio i propri colori. 23 per Francesco Boffini e tentativo dalla lunetta, 0 su 2 per lui questa sera, ed è una notizia viste le percentuali assolute, lui che flirta solitamente con l'80-90% dalla lunetta, ora avrà la possibilità di portare a quota 48 la propria squadra. Tiri libero per Francesco Boffini e lo realizza, 24 per lui, è vicino alla propria media stagionale, la dice lunga sulla qualità di questo giocatore. Ciofetta, blocco di Righetti, insiste in penetrazione, brutto passaggio che fa suo il numero 55 Vecchi, che poi si vede sfuggire il pallone e resta comunque nella disponibilità di Minieri. Crossover jab da parte del numero 23, che poi va a subire il fallo, tiri liberi addirittura con azione considerata di tiro da parte di Raxan Di Umbertide in un primo momento, poi viene ravvisato dalla signorina Servillo, ma c'è un attimo di confusione tra i due grigi in campo e il primo arbitro Servillo, che fa cambiare idea al proprio collega. Sarà dunque rimessa, mi sembrava in effetti anche dal vivo che la decisione giusta sia proprio questa che Perugia va a disporre con la rimessa di Giulio Pennicchi. Palla per Righetti, mano destra contro Torresi, palleggio, arresto e tiro, il suo movimento, errore di Tommaso Righetti, rimbalzo controllato dall'ex Matelica Francesco Boffini contro Pennicchi, staffetta ripetuta sul fuoriclasse in maglia blu, tiro dal mezzo angolo di Torresi come nel primo tempo. Diego Torresi a bersaglio, molto importante questo giocatore, 8° punto nel secondo tempo, doppia cifra ormai superata per il totem di casa Porto Sant'Elpidio. Dall'altra parte Minieri, toccato probabilmente il pallone, errore in penetrazione di Minieri, 47-50 con conseguente palla recuperata dagli Elpidienzi, time out chiamato da coach Vispa con 6:54 sul cronometro.
Si torna in campo dopo il time out, 50-47 per Porto Sant'Elpidio, poco meno di 7 minuti da giocare, si gioca per il primo e il secondo posto del girone B della Coppa del Centenario. Lo ricordiamo qui dal canale YouTube di Paradise City TV Production, che vi sta fornendo questo servizio. Bella palla per Torresi, che con la sua esperienza porta a scuola nel gergo tecnico Pietro Burini, e nuovo più 5 di Sant'Elpidio, che sembra aver ripreso le misure sulla partita. Fallo in attacco di Ciofetta su Cappella ed è un fischio sanguinoso per i ragazzi di Vispa, perché è un momento molto molto delicato della partita, con Porto Sant'Elpidio che ha ripreso a giocare come sa. Un attimo di tensione in campo, che viene immediatamente risolto tra Cappella e Ciofetta dopo il fallo, il contatto tra i due, ma risolto tutto nel pieno della sportività che questa partita sta contraddistinguendo in questa partita. Palla per Boffini, blocco in arrivo di D'Angila, rientrato in campo, partita complicata la sua, fallo fischiato a Giulio Pennicchi in questa situazione di pick and roll. Partita comunque sì molto sportiva, ma molto molto nervosa dal punto di vista dei falli. Evidentemente il tasso fisico si è alzato molto, e anche il tasto comunque emozionale di questa gara, per quello che può significare, l'ha fatto sicuramente da padrona. Ora è Boffini a gestire il possesso, palla per Vecchi dall'angolo, tiro aperto ma sbagliato, rimbalzo controllato da Tommaso Righetti, Alessio Ciofetta in transizione, bella palla per Matteo Rossi che non guarda il canestro, guarda invece Ciofetta per la tripla, molto molto importante, 50 per Perugia, tripla di Alessio Ciofetta, meno 2, non molla minimamente Perugia, è qui a giocarsi la finale della Coppa del Centenario contro una signora squadra come Porto Sant'Elpidio. 50-52, ultimi 5-35 da giocare. Boffini in penetrazione, terzo tempo rallentato, errore, rimbalzo di D'Angila che con le sue lunghe leve va a catturare il rimbalzo, storie tese anche con Matteo Rossi, palla a due e possesso alternato in favore degli ospiti, con le due squadre che in questo momento stanno eccedendo un po' nel nervosismo, ma speriamo che non sia troppo questo nervosismo, perché vogliamo assolutamente godere di questo spettacolo ancora per gli ultimi 5 minuti e 30, salvo che bastino 5 minuti e mezzo a risolvere questa partita, perché c'è lo spettro dell'overtime all'orizzonte con le due squadre distanziate solamente da 2 punti. Rimessa affidata a Francesco Boffini, blocco di Venditti che poi viene a ricevere, stagger in arrivo per Boffini che si prenderà probabilmente lui sulle spalle la squadra come ha fatto per tutta la stagione. Palleggio, arresto, tiro, che grande canestro, che campione Francesco Boffini, sono 26 nella sua serata. Ciofetta dall'altra parte contro Cappella, step back alla Stephen Curry, errore ancora Ciofetta da 3 punti, aperto dopo il rimbalzo di Rossi, altro errore, rimbalzo di Vecchi che va per le terre ma mantiene vivo il palleggio. Francesco Boffini ora ad amministrare le operazioni, 5-4 chi attacca, 5-0 chi difende. Ora vuole lavorare anche con il cronometro Porto Sant'Elpidio, che può godere di 4 punti di vantaggio e non solo. Fallo fischiato sul tentativo da 3 punti, se ho capito bene l'interpretazione, il fallo è di Matteo Rossi, sono 3 i tiri liberi per Boffini ed è un fischio che può voler dire molto nell'economia della partita, ma anche in un'ottica di qualificazione alla finale, perché sì, la partita è ancora aperta, ma Perugia deve anche cercare di conquistare una vittoria di più di 5 punti, visto lo scarto della gara di andata in favore
di Porto Sant'Elpidio. Nella gara d'andata vinse per 66 a 61 con i 30 punti del signore adesso in lunetta, che con questo tiro libero sale a quota 28, sale a quota 6 lo scarto tra le due squadre, e se volete sale anche a quota 11 nell'ottica del doppio confronto. Sbaglia il terzo, questa volta il ferro non lo aiuta, si resta sul 56 a 50, ancora speranze comunque per Perugia, la partita è ancora lunghissima. Pick and roll 4-5 tra Righetti e Palazzoni, attacca Tommaso Righetti, scarico per Cioffetta, dopo due errori consecutivi da tre punti preferisce andare da Righetti, bel movimento da parte del capitano biancorosso Tommaso Righetti, a lui a prendersi le maggiori responsabilità come farebbe un grande capitano e un grande leader qual è Tommaso. Palla per Boffini che penetra a canestro, subisce un altro fallo, altro gita in lunetta, e qui l'esperienza di un giocatore di caratura nazionale si vede e come, che va in situazioni di bonus in un momento delicato della partita, dice sai che c'è, vado a prendermi il fallo e mi guadagno delle gite in lunetta, che male sicuramente non fa mettere punti a cronometro fermo e per incrementare comunque lo scarto tra le due fazioni. Quarto fallo di Matteo Rossi, buono il primo tiro libero del giocatore lombardo, ormai però trapiantato da anni in riva all'Adriatico, fa 2 su 2 anche in questa situazione e sono 30 per il miglior realizzatore di questo torneo ma anche di tanti campionati da lui giocati. Palla ora per Pennicchi, guardato a vista proprio da Boffini. Righetti, mano sinistra contro Di Angilla, ancora le sue braccia lunghe a sporcare il pallone, contropiede di Porto Sant'Elpidio che viene catalizzato dal 55 Lorenzo Vecchi, canestro del più 8 che può voler dire molto in ottica doppio confronto e non solo. Palla per Cioffetta, penetrazione, scarico per Righetti, assalto disperato di Perugia con Righetti da tre punti, sbaglia, tocca Venditti a rimbalzo, fallo fischiato da Federica Servillo, probabilmente del 55 Vecchi, così è, se ne autoaccusa l'autore del canestro del 60-52 in precedenza. Fuori Matteo Rossi, in campo Marco Minieri ed ora all'arma bianca Alessandro Vispa, con Perugia che mette in campo probabilmente i propri uomini migliori per quanto riguarda la fase realizzativa. Ora c'è veramente poco da stare a guardare il cronometro e le statistiche, c'è solo da mettere punti sul tabellone per rimanere avvinghiati alla speranza di raggiungere la finale. Palla per Pennicchi in uscita, totalmente libero, errore, tocca rimbalzo di Angilla ma c'è Righetti che controlla, quindi altra possibilità, extra possesso da casa sua, Cioffetta da tre punti da 8 metri, Alessio Cioffetta tiene vive le speranze dei Grifoni, meno 5 ed ora serve la difesa ai ragazzi di Vispa. Vecchi a tenere la palla, aspetta l'uscita in zipper di Francesco Boffini, doppio blocco giocato con Venditti, step back di Boffini, che canestro, chapeau veramente, che giocatore, applaudono anche i tifosi di stampo Perugia Basket per questo canestro di questo campione. Dall'altra parte Alex Palazzoni, non c'è un attimo di respiro, segna Palazzoni ed è 57 a 63, ma la tripla veramente di Boffini sembrava quella veramente dei titoli di coda. La partita è naturalmente ancora lunga, ma cosa abbiamo visto? Un canestro meraviglioso di un giocatore meraviglioso, Francesco Boffini, 33 per lui in questa serata, il leader di questa squadra nel momento più importante, è ritornato alla ribalta in questa partita comunque molto molto entusiasmante.
Di nuovo in campo dal time out, ultimi 2 minuti e 47 sul cronometro del Palafoccià. 5-7 Perugia, 6-3 Porto Sant'Elpidio, che è in possesso della palla con Vecchi. Pressione asfissiante di Milieri, arriva il raddoppio di Cioffetta che stava per recuperare il pallone, ma viene fischiato il fallo a sfavore del numero 5 classe 2000 di Perugia. Tiri liberi dunque in arrivo, visto il bonus speso, secondo di Cioffetta, e il 55 Lorenzo Vecchi avrà due tiri liberi molto molto importanti per riportare sui tre possessi di distanza le due squadre. Fischio sicuramente dubbio, questo poteva chiaramente lasciare correre l'arbitro Raxan, un po' frettoloso il fischio con il raddoppio arrivato puntuale e sul pallone da parte di Alessio Cioffetta, sicuramente tradito dalla veemenza con cui il classe 2000 in maglia bianca è arrivato ad avvinghiarsi su questo pallone. Errore nel primo dei due personali per Vecchi, 0-2, importantissimo per Perugia, ma rimbalzo ancora più importante di Di Angilla, sospetta infrazione di passi che non viene ravvisata dagli arbitri. Di Angilla, finta di consegnato, palla per Venditti, si gira a canestro, semigancio ma destro al centro dell'area, canestro del più 8 che sa praticamente di colpo del KO, palla persa di Perugia, esulta la panchina di Porto Sant'Elpidio perché sente veramente l'odore del sangue la squadra di coach Cappella, che vede all'orizzonte la qualificazione alla finale e la settima vittoria in campionato. Ultimi due minuti, ma Righetti non ci sta, recupera il pallone, la tiene anche in campo, palla per Marco Milieri, bellissimo Eurostep, il ferro lo tradisce, palla fuori per Cioffetta che salta sulla finta di Angilla e commette il suo quinto fallo. Finisce qui una partita complicata di Riccardo Di Angilla, condita da tante cose positive ma tante anche negative, visti i suoi problemi di falli, è il suo quinto e dunque finisce qui la sua partita. Torna il 22 Matteo Ferroni, che ha fatto vedere comunque buone cose per in difesa e da rimbalzo decisive per costruire, anche aiutare a costruire questo vantaggio. Airball di Giulio Pennicchi, 1.57 da giocare. Non dico che sia finita, ma in ottica doppio confronto probabilmente era forse l'ultima occasione, quindi Porto Sant'Elpidio a gestire anche il cronometro. Boffini, palleggio insistito contro Giulio Pennicchi, si è scaricato di energia anche il Palafoccià, blocco di Venditti, bella palla meravigliosa di Boffini, Venditti non concretizza, arriva il raddoppio, fuori per Boffini, ultimi 10 secondi dell'azione contro Mieri, Boffini, pick and roll ancora con Venditti, finta di passaggio, arriva fino in fondo Boffini, il ferro lo beffa, rimbalzo catturato da Palazzoni, ma allora Perugia ci vuole credere ancora, bella palla ribaltata per Cioffetta che deve mettere questo tiro se vuole rientrare in partita. Errore però di Alessio Cioffetta, rimbalzo catturato da Ferroni, ultimo minuto di gioco in questa quarta giornata di ritorno e probabilmente è l'ultimo minuto anche per le speranze di Perugia, che comunque la settimana prossima avrà l'opportunità di onorare il campionato contro il Frattombertide. Bella palla di Boffini per Venditti, game set and match, Porto Sant'Elpidio sbanca il Palafoccià e accede alla finale della Coppa del Centenario contro Pallacanestro Titano San Marino. Ultimi 40 secondi, tripla di Giulio Pennicchi che rende meno amaro il passivo, meno 7 per Perugia che ora ricorre al fallo sistematico, ma in ottica doppio confronto è ormai impossibile che Perugia possa ribaltare la differenza canestri e probabilmente anche portare a casa questa partita. Boffini dalla lunetta, 33 punti per lui questa sera, però ha avuto problemi questa sera dalla linea della Carità. Buono il primo, sale dunque a quota 34 su 68 punti, la metà del fatturato offensivo è stato segnato, marchiato a fuoco da questo meraviglioso giocatore che va per i 35, nuovo più 9, vantaggio di Porto Sant'Elpidio. Perugia allora deve andare naturalmente veloce, la squadra di Vispa con Cioffetta, il suo tiro è sbagliato, tocca Boffini a rimbalzo, controlla Vecchi ma non
al 100%, ci pensa poi Venditti a tenere il possesso del pallone, ultimi 20 secondi da giocare e probabilmente finisce qui questa partita, ultimi 10 da giocare, 69-60. Boffini però vuole giocarsi l'ultimo possesso, passa il pallone alla panchina di Perugia, palla persa, ma si chiude praticamente qui il confronto tra queste due squadre, è stata battaglia vera e ringraziamo entrambe le formazioni per averci fornito questo spettacolo. Si chiude dunque 60 Perugia, 69 Porto Sant'Elpidio, che accede alla finale di questo torneo del centenario a fine giugno, inizio luglio. Perugia prossima settimana concluderà questo campionato o presunto tale ad Umberti dal Palamorandi contro il Lafratta per onorare al 100% un ottimo cammino. Si chiude dunque anche questa diretta per Paradise City TV Production, grazie per essere stati con noi e ci rivediamo per i prossimi appuntamenti legati alla Coppa del Centenario. Restaurant a Perugia. Cucina orientale cinese e giapponese. Piatti preparati con maestria e materie prime di altissima qualità. Menù all you can eat e menù all you can eat da asporto. Vi aspettiamo in via Sette Valli a Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Umbra Car, officina meccanica autorizzata MAN e Oltrax, vi garantisce assistenza completa per tutti i veicoli industriali, commerciali e autovetture con servizio 24 ore. La nostra officina conta su una vasta gamma di ricambi originali MAN con promozioni tutto l'anno. Umbra Car, via Tiberina 25, Ponte Nuovo di Torgiano, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.
A San Marco di Perugia, Mosconi Consulenze di Daniele Mosconi da anni offre una consulenza assicurativa personalizzata grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore assicurativo. Grazie alla ventennale esperienza è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di tipo assicurativo, sia in ambito familiare che professionale. DA Abbigliamento Donna Tutte le Taglie. DA Abbigliamento Donna a Bastia Umbra, villaggio 25 aprile 54C in provincia di Perugia. Veniteci a trovare, abbiamo una vasta gamma di articoli dalla taglia 36 fino alla taglia 60. DA vi aspetta! Tecnosport, kit personalizzati anti-Covid per atleti. Forniture, modulistica e sanificazione per società e locali sportivi. Tecnosport è a Promano, in via Romana 36.